Buongiorno ragazzi e bentornati su Game Revolution. Io sono Shaka e oggi ragazzi ci abbiamo da fare una bella corsetta prima di ritornare a un punto diciamo migliore rispetto a come eravamo ieri. Ho riflettuto tanto stanotte, non riuscivo a dormire, avevo i flash del Vietnam perché stavo pensando a delle cose. Io ricordo di aver avuto un file dove abbiamo letto una volta di una sorta di, come si dice? Ecco, chimica di elementi chimici che ci servivano per eliminare la pianta. Ora, io non vorrei che effettivamente adesso quell'enigma lì, quello delle lanterne, fosse abbastanza inutile. Ciao Hype, buongiorno! Visto che ancora non ci sono emergenze, ok, ma per curiosità, che lavoro fai? Tanto faccio uno sciottino. Allora, ieri sera, cioè, dovevi vedere che cosa è successo, perché ieri sera è successo di tutto. Siamo andati avanti, ma a un certo punto, visto l'orario, siamo. Ah, sei nella Croce Verde, ok, non lo sapevo. Figo. Allora, dicevo, eravamo andati abbastanza avanti, solo che non avevamo più trovato cose per salvare. E quindi siamo dovuti morire malamente, ma malamente, cioè tutto quello che avevamo fatto ieri, tutto quello che avevamo guadagnato ieri, alla fine l'abbiamo, non proprio tutto, perché alla fine fino a un certo punto avevamo salvato, ma adesso ho imparato, Tentacoli-chan è già stato ucciso, fortunatamente, ma da lì in poi abbiamo ottenuto diverse cose che purtroppo abbiamo perso, perciò bando alle ciance e prepariamoci subito a continuare. Ma mi è rimasta un dubbio. Adesso lo vedremo subito all'interno dei file. La scorsa volta, se non sbaglio, avevamo trovato un file. Forse 2 volte fa avevamo trovato un file che ci diceva come uccidere la pianta con delle cose chimiche. Probabilmente quella parte della pianta non la dobbiamo fare più. Quella cosa delle cose chimiche, non dobbiamo farlo più. Vediamo un po'. Libro della botanica. Ecco, libro di botanica. Eccolo qua. No, non era questa. Questa ti dice come fare. Diario del custode. Allora, a quanto ho capito, mi sa di sì. Perché a un certo punto noi abbiamo fatto la cosa del. Come si chiama? Aspetta, no, giardino casa custode. Ecco, rapporto pianta 42, eccola qua. Sta crescendo sorprendentemente. Ci metti se finire impianti di relazione sul mio primo piano. Le piante nutre registrano alcuni segni di intelligenza. Ok. No, avevamo ecco, esperimento nel laboratorio di chimica organica. Questo qua era. Della pianta infettata, vi usate per registrare eccessivo tasso di crescita, sono state scritte precedenti di contaminazione. Una luce, un nuovo interessante elemento. Vedi, abbiamo scoperto che la sostanza chimica della famiglia UMB numero 20, contiene un composto tossico per la cellula della pianta. Vedete? Assegnato all'UMB numero 20 il nuovo nome di V-Jolt. E muore nell'arco di 5 secondi. Praticamente, nessuno. Metti proprio la granata, i cosi esplosivi. Non lo so, ti fai una cosa di piena di TNT e fai esplodere tutto. Allora, quando eravamo. Ciao Fedi, buongiorno. Eravamo entrati all'interno della stanza dopo l'enigma delle lanterne. E avevamo visto che ci davano delle cose chimiche che avevano come denominatore UMB. Quindi io ieri notte, dopo aver chiuso la cosa, ho iniziato a pensare. Ho pensato, ma aspetta un attimo, ma l'UMB, perché noi l'avevamo già sentito, l'UMB non mi serviva per rompere e distruggere la pianta? Esattamente così. Vedete? Le caratteristiche, questo qua ti serviva, visto che noi nell'enigma della pianta, nella stanza lì dove, che abbiamo aperto, ti dava tutta una sorta di cose con la matematica. Quindi era per mixare la giusta quantità di chimici, di elementi chimici per poi portare a distruggere la pianta. E probabilmente questo dovevamo farlo. Vi ricordate dove abbiamo ucciso i cosi, come si chiamano? I squali? Ecco, quando abbiamo ucciso lo squalo, a un certo punto,
c'era una stanza dove c'era la pianta. Probabilmente quella era quella oppure la zona, come si chiama? Un'altra zona nella casa del custode dove a un certo punto troviamo la pianta. C'è una pianta. Probabilmente era lì che dovevamo raccogliere le cose. Dovevamo usare quell'elemento chimico. Esatto, la parte chimica, così avrebbe ucciso la pianta e noi avremmo potuto recuperare così la chiave dell'elmo. Ma la chiave dell'elmo alla fine ce l'abbiamo fatta comunque, perché la pianta l'abbiamo uccisa. Abbiamo sprecato però un botto di cose. Quindi tecnicamente non ci serve più da farla quella cosa. Non dobbiamo più farla. Noi abbiamo cartucce del fucile, che è meglio ricaricarci. Adesso abbiamo un paio di cose che dobbiamo fare. Vabbè, alla fine l'importante è averla sconfitta. Non ci frega niente, ma lo sappiamo per la prossima volta. Allora, abbiamo la pianta con l'elmo che ci serve per aprire la stanza che sta al piano di sopra. E adesso andiamo subito a fare questa cosa del piano di sopra. Non dobbiamo più fare la parte del... se non sbaglio, la parte del puzzle, perché l'avevamo salvato. E ora dobbiamo... La prima cosa... Allora, ieri è andata che alla fine siamo dovuti uccidere perché non abbiamo... giù, non abbiamo più trovato cose che ci curavano. Quindi... cose che ci curavano, cose che non ci facevano salvare. Cioè, non abbiamo più trovate... come si chiamano, nastri di salvataggio, e quindi alla fine eravamo arrivati a un punto, ma ci siamo dovuti uccidere perché era troppo tardi, raga, si era fatta oltre mezzanotte e mezza, e quindi alla fine abbiamo dovuto provare a morire, ma ogni cosa che provava a ucciderci noi la distruggevamo. Cioè, i serpenti non ci ammazzavamo, avevamo un sacco di cose tipo batterie, queste cose qua. E quindi alla fine ho dovuto aprire la porta per far entrare i cani e farmi uccidere dai cani, perché era impossibile. Perciò oggi ci dobbiamo sbrigare a fare questa parte. Allora, apriamo prima di tutto la stanza, no, che sta qua dietro, maledetta cosa. Allora, manco la vecchia trovata in giro. No, ma rispetto a zero ci sono meno save. No, allora non è che ci sono meno save. Ci sono. Ho trovato pochi cose di salvataggio e le abbiamo utilizzati. Ma il problema non è tanto. Non era questa la stanza che mi apriva. Ah, no, qual è la stanza dell'elmo che ci rimane? Qual è la stanza dell'elmo che ci rimane? Mi sa che sta quella lassù. Eccola là. Dobbiamo fare dal piano di sopra. Perché da qua non potevamo proseguire. Qua è dove abbiamo ucciso il serpentone. Definitivamente. Quindi non ci creerà più problemi. E dobbiamo trovare l'ultima stanza con la chiave dell'elmo, ma credo di sapere dove fosse. Cioè, dobbiamo ritornare nella stanza principale. E poi dobbiamo aprire anche la stanza con la come si chiama? La stanza con lo stemma della famiglia. Perché lì troviamo il secondo... come si chiama? Questo è. Il secondo amuleto che ci serve per scendere nei sotterranei. Poi, io stavo riflettendo anche su un'altra cosa. La zona... La cosa che dobbiamo fare assolutamente oggi è ritrovare la batteria. Perché io mi stavo chiedendo anche questa cosa. Ieri alla fine avevamo trovato la batteria. Avevamo messo la batteria che ci serviva per alzare l'altra sorta di shortcut che noi avevamo.
l'ascensore shortcut. Però mi sono chiesto, ma allora che cosa mi serve a fare uno shortcut così, visto che comunque due shortcut sono, i due ascensori sono vicini? E mi chiedo se la risposta a questa domanda sia nella cascata, perché c'è una cascata dove al di là di tutto vediamo una direzione. Poi vi spiego strada facendo qual è stata la mia intuizione, ma vediamo un po' se è giusta. C'è una cascata là sotto, ok? Quindi c'è l'acqua che non possiamo fermare in nessun modo. Ma se noi ci pensiamo a livello di posizione corrispettiva... Oddio! Sei morto? No, non sei morto! Adesso sì. Al piano di sopra noi trovavamo una parte dove effettivamente potevamo far defluire l'acqua o riempire l'acqua nella pool che ci permetteva di accedere dall'altra parte, nella piccola come si dice, no pool, nella piccola piscinetta che ci permetteva di accedere dall'altra parte. Quindi mi chiedo, mi serve per caso tirare sull'acqua di nuovo in modo tale da bloccare così la cascata e poi poter usare la batteria per riscendere al piano di sotto? Possiamo aprire la chiave Elmo? Abbandonarla, assolutamente. Vediamo subito che cosa possiamo fare oggi. Allora, qui c'era l'enigma con la statua, quindi mettiamo la statua, sappiamo già che cosa fare, mettiamo la statua qua, in modo tale che... si avvia questa. Ok, ma dobbiamo premere l'interruttore, ritornare indietro. E qua possiamo continuare a portarla, visto che in teoria non dovrebbe ucciderci. In teoria, eh? In teoria non dovrebbe ucciderci. Perché abbiamo... Oddio! Ansia! Però adesso dovremmo riuscirci. Vai! Oddio, oddio, no! Mamma mia, che ansia! Perché l'unica idea che mi viene per quanto riguarda la cosa di far defluire l'acqua. Perché noi dobbiamo far defluire l'acqua per bloccare la... per bloccare la cosa. Per bloccare la cascata. Vai! Ma che stai aspettando, Jill Valentina? L'altra volta abbiamo fatto il first try, sto coso. Ok. Proviamo a metterla meglio. Batteria. Allora, qua c'era la luce. Ah, qua c'era la, è vero, la tomba che avevamo trovato. Perfetto.
c'era l'altra medaglia, che la medaglia del l'ultimo libro, esatto. Questa l'avevamo letto, è l'ultimo diario che probabilmente portava, ci raccontava della morte di Trevor, George Trevor, lo scienziato che lavorava qui. Qui dentro c'era un interruttore. Questa, se non sbaglio, ci permetteva di raggiungere la porta segreta con l'ascensore. Oddio. Qua ce ne stanno due, se non, o tre, se non sbaglio. Dai, qua ci stanno le munizioni del fucile. Oh, qua c'era la mappa. Grazie. Oddio! Ok. Mo possiamo combinare gli ultimi due. Abbiamo lo spazio. Qua ci abbiamo, se non sbaglio, ce ne stava un altro. Cos'era questo? Ah, salve. Miseria. Ah, questo, se non sbaglio, dobbiamo far arrivare qua. Aspettiamo che si rialza, così lo ammazziamo qui sopra questo e li bruciamo entrambi. Mi sa che è morto. Mannaggia la miseria. Va bene, allora non li bruciamo, questi li facciamo trasformare in Crimson Head. Prendiamo il caricatore. Questo possiamo... L'hai aperta. Che ci stava qua? Ah, questa c'è la... Ok. Questa c'era il tizio, lo zombie brutto. Questi qua, ieri li avevamo bruciati entrambi. Eravamo stati molto più bravi. Chiedo se ci sia qualcosa qua sotto. L'ascensore è vero, qua... Dobbiamo far funzionare l'ascensore. Quante munizioni ci rimangono? 7. Ok, buono. Questo faccio entrare nella cucina. A noi ci frega qualcosa dello zombie nella cucina? Un po' se riusciamo. Ok, li devi far avvicinare più vicino possibile e poi utilizzare la cosa, la pistola. Due colpi dovrebbe farteli schiattare. Allora, qua sopra ci sono due zombie. Me lo ricordo bene.
se riusciamo a farli. La miseria. Stronzo. Ma quell'altro in teoria non dovrebbe tornare. Tutte e due. A uno lo dobbiamo bruciare. Almeno ce ne abbiamo solo uno e non due. Allora, qua c'è stava una porta che non si poteva aprire. E questa è la porta del... Ma l'immagine è via di pinto in stile occidentale. Allora, qui ci stava la stanza con le... Con le supply ci stavano, se non sbaglio. Esatto, qua saremmo dovuti... Qua c'è la batteria, perfetto. La batteria da rimettere nella cosa. Quindi adesso dobbiamo andarci a fare un bel giretto. Intanto abbiamo fatto sto pezzo, ce lo siamo levati dalle scatole. E poi ci manca solo da fare il pezzo nella stanza con per prendere l'altro emblema. Lo facciamo un attimo sto big tracking molto 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 veloce. Ritorniamo al piano di sotto per poter mettere le cose che non ci servono nella scatola. Perché effettivamente mi chiedo per quale ragione la maniglia, quella per tirare su la cascata, no la cascata, insomma la pool, non mi sia... non mi ricordo come si dice in italiano pool. La piscina, ecco. Non mi sia stata levata, ma mi sia rimasta. Quindi vuol dire che mi serviva a qualcosa. Ecco perché ho avuto l'intuizione, ho provato a capire se fosse quella il motivo. Allora, mettiamoci questo. No, questo. Poi mi servono sia le munizioni della... della cosa. Questo pure ce la mettiamo, il caricatore qua. L'altra bottiglia di cherosene, dove l'avevamo trovata? Abbiamo trovato una cosa di cherosene che potevamo riempire. Allora, ci teniamo con noi la batteria. E poi andiamo a aprire la porta di dove serviva la cosa di Villa Spencer. Così la batteria, poi andiamo direttamente nella casa del custode. Vicino alla casa del custode, dove dobbiamo mettere insomma la batteria. E facciamo questa prova. Vediamo un po'. Perché tanto ieri abbiamo continuato a esplorare un sacco di cose e non ci portava da nessuna parte. Quindi quella è una cosa che volevo tentare anche ieri, ma non avevo ancora formato nella testa il pensiero. Questi li rimettiamo a posto. Torniamo lì, ci prendiamo la batteria e la manovella. Ci teniamo la batteria e la manovella e andiamo a Villa Spencer. Tanto Villa Spencer, la cosa di la chiave ce l'abbiamo, tanto poi una volta utilizzata viene buttata via. Quindi abbiamo uno spazio in più nell'inventario.
Ma tanto i proiettili della Magnum li abbiamo salvati. Ma il problema è la Magnum. Non è questa qua. Se non sbaglio. Non è la pistola da difesa. O sbaglio? Abbiamo pistola per autodifesa, no? No, infatti non è. Dobbiamo trovarla la Magnum. E ora ci abbiamo pure 12 proiettili, pistola autodifesa. E ci mettiamo qui la manovella. Adesso, per arrivare a Villa, la stanza con cosa di Villa Spencer, dobbiamo fare il giro da fuori. Dobbiamo passare dalla stanza principale, la stanza sotto, quella lunga, e poi farci il giro dall'altra parte. Quindi, aspetta un po', c'era... C'era un modo più veloce per farlo? Ricordo. Oh, sa di sì. Sa che c'era il modo più veloce di farlo. Sì, c'era il modo più veloce di farlo. Quindi, se non sbaglio, era qua sotto. Cioè, ieri il mio personaggio... Cioè, Jill non voleva talmente tanto morire che ci ho provato in tutti i modi a morire, ma non riuscivo. Raga, lo sanno. Lo sanno che è rimasto fino alla fine ieri. Ho provato veramente in tutti i modi a morire, ma... Allora, ora dobbiamo aprire questa porta, rientrare nella stanza da pranzo. Entrare nella stanza da pranzo. E entrare qua. Vedete che mi chiedo? Se la porta principale entrano i cani, no? Ma a un certo punto, se io li faccio entrare uno a uno e li uccido tutti, i cani finiscono? E si può esplorare l'esterno? Oppure sono infiniti i cani dall'esterno? Questa secondo me è una bella domanda. Non so se esiste già una risposta oppure... Secondo me sono infiniti, ma mi pare un po' strana come cosa. Grazie mille. Ciao man, grazie per il ride. Grazie mille per il ride, ragazzi. Ben arrivati. Siamo qui soffrendo su Resident Evil. Stiamo facendo la prima run. Aspetta che ti faccio uno shottino. Che stavate portando di bello? Aspetta, grazie mille per il follow, Vitto. Grazie mille per il follow, Shana Katari. Ben arrivati sul canale. Stavate facendo Binding of Isaac. Invece noi stiamo qui facendo la... allora, stiamo... Questa è una run che praticamente terrà tutti i giochi di Resident Evil. Stiamo facendo... stiamo rigiocando tutti i giochi di Resident Evil per ricollegare per bene la storia e la lore di tutti i Resident. Abbiamo fatto già Resident Evil Zero. Ciao Vitto, benvenuto sul canale. Allora, qui stiamo soffrendo perché in realtà questa è una parte che abbiamo già fatto ieri, ma non potendo trovare nessun punto di salvataggio ho dovuto morire malamente. Quindi stiamo rifacendo il pezzo che avevamo fatto ieri. E quindi stiamo cercando di ritornare alla parte dove eravamo arrivati. Ma ormai ci siamo arrivati. Ci manca solamente... Esatto, aprire una porta che è questa qua. Dicevo, stiamo facendo tutta la run su Resident Evil e faremo Resident Evil con la run di Jill, poi Resident Evil con la run di Chris e cercheremo poi di farci tutti i Resident Evil in ordine cronologico, ovvero dopo... Qua ci dovrebbe essere interruttore. Dopo Resident Evil 1 faremo Resident Evil 3, perché in ordine cronologico viene prima il 3 del 2, perché è ambientato 24 ore prima della storia di Resident Evil 2. Poi faremo il 2, il Revelation 1,
Oh, il Code Veronica, il 4, Revelation 1, il 5, Revelation 2, il 6, 7, 8, fondamentalmente. Allora, qua abbiamo preso... No, mi manca un oggetto. Che mi manca qua? Ah, qua. Vero, munizioni shotgun, dai. Combiniamo, così almeno ce ne abbiamo 10. E adesso dobbiamo andare a mettere... Allora, in realtà potremmo fare un'altra cosa. Potremmo andare fino alla stanza del custode per mettere a posto la medaglia. Ma non serve perché abbiamo una cosa qua vicino, quindi... Abbiamo la stanza di salvataggio qua vicino. E adesso si va ai giardini. Una volta arrivati ai giardini, con la... facciamo subito una cosa che volevo fare. Alla fine ci siamo arrivati, raga. Abbiamo già fatto in 23 minuti. Abbiamo già fatto quello che mi mancava da fare. Mettiamo a posto la medaglia, questa qua, che tanto per adesso non posso usare. O meglio, la potrei anche usare, ma non ho voglia di usarla. O meglio, non... in realtà uno solo potremmo mettere. Non capisco perché la seconda medaglia non me la fa mettere, ma questa è una cosa che capiremo dopo. Adesso, ragazzi, giardini. Giardini, e si va prima di tutto a fare il giro di Peppe. Faremo il giro di Peppe là dove ci sono i serpentelli che ieri hanno cercato di uccidermi e non ce l'hanno fatta. E poi andremo a mettere la batteria. Risaliamo e attiviamo la pull. La cosa. Se volete riprendervi tutte le live precedenti, sul Linktree troverete tutti i link ai nostri canali, compreso YouTube, dove ci sono caricate sia le live cut sul primo canale, che sul secondo canale invece ci sono le live intere. Quindi se volete recuperarvi anche le nostre live su Resident Evil, raga, dico che sono successe di tutto e di più di giorni. Tipo ieri per me è stato il delirio. Allora, di qua era la stanza dritta. Ritorniamo nella parte dove c'era la pool, se non sbaglio. Ciao, Spigolol! Grazie mille del follow, Spigolol. Ben arrivato sul canale. Io faccio la domanda. Siete appassionati di Resident Evil? Li avete giocati tutti? Vi piace la saga di Resident Evil? Quanto conoscete della lore di Resident Evil? Questa è la domanda che vi pongo. Che noi in queste run stiamo cercando di ricostruire tutta la saga. E ieri siamo arrivati alla conclusione che la villa Spencer, questa dove siamo adesso, non era una villa dove la gente ci abitava. Tacci tua. Non era una villa dove la gente ci abitava e diceva, vabbè, allora... questa è una villa dove praticamente ci stanno i... la gente ci abitava, però per andare, che ne so, al bagno doveva prendere le chiave con una, prendere un pezzo, mettere quello, e poi poteva andare a fare i bisogni. Ma semplicemente questa era una villa esperimento, e allo stesso tempo era una villa che serviva per testare appunto il virus T e contro di noi, cioè contro la gente della Stars. Fondamentalmente lo scopo di questa villa era sia laboratorio per sviluppare gli agenti patogeni, il virus T in questo caso, e somministrarlo sia su vegetali, con per esempio la pianta tentacolare, la pianta giapponese, sia per testarla su esseri umani e testarla sugli animali. Quindi questa è una delle due funzioni. La seconda funzione era quella di, visto che la cosa che avevamo trovato a un certo punto, lo scopo era quella di creare una zona di sopravvivenza dove noi della Star, quindi il team Alpha, il team Bravo, adesso facciamo parte del team Alpha, mentre il team di Rebecca di Resident Evil Zero era il team Bravo, dovevano essere attirati per vedere che cosa sarebbe successo se la Stars, comunque, che è un team speciale, sarebbe sopravvissuta contro queste minacce. Alla fine effettivamente sopravvivono.
E alla fine lo scopo era anche distruggere il Tyrant. E lo sappiamo. Ma il problema è che il... non credo che il Tyrant verrà distrutto. Allora, facciamo questo tentativo adesso che abbiamo messo la, la cosa. Riattiviamo, riattiviamo la, la pool. Io sono sicuro che funzionerà sta storia. Il rumore della cascata, il rumore della cascata sembra essersi interrotto, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Allora, visto che non so cosa c'è oltre, mettiamoci il bel shotgun. Mi ero dimenticato di questo dettaglio della cascata. Che diceva proprio il rumore della cascata. Quindi adesso al piano di sotto, visto che ci possiamo ritornare, possiamo anche passare e vedere che cosa c'è oltre la cascata. Finalmente, finalmente, ragazzi. Un piccolo segno di giubilio. La cascata. Ma c'è un tunnel. Oh. Perché? Perché devo scendere ancora più in profondità nell'oscurità? Stiamo vedendo anche l'evoluzione di quello che sono stati i vari Resident Evil a livello di gameplay, eh? Sono cambiati tantissimo rispetto a quelli che sono i primi Resident Evil. Se ci fate caso, i primi Resident Evil erano molto, molto, molto più survival horror, gestione dell'inventario, proiettili corrosivi. Un grosso masso gli blocca la strada. Sotto il masso ci sono macchie di sangue. I have a bad feeling about this. Ti prego, fai che non muoia di nuovo. Fai che non ci siano cose che io non possa affrontare. Ti prego. E qua c'è una piantina. Allora, se mi danno i proiettili corrosivi, forte alimentazione, c'è una botola rotonda, aprirla. Ma devo farlo per forza? Cos'è? Stantuffo. Ok, mo siamo pieni. Che cos'è? C'è una... una cosa... lampeggiante. Ok, non posso portare altri oggetti con me, quindi... non mi piace. I don't like this. Che cos'è? Un altro caricatore. Allora. Dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo, prima di avventurarci... macchina da scrivere, scatola? Torniamo. Torniamo immediatamente. C'è la macchina da scrivere lì, quindi vuol dire che ci sarà un punto di salvataggio. Cioè, in realtà bastava così poco ieri? Bastava così poco ieri per trovare un punto di salvaggio? Ti prego, dimmi che c'è una macchina da scrivere e possiamo salvare. C'è una scala. Sì. Non ci posso credere. Allora, io mi rimetto a posto il fucile. O forse... mi rimetto a posto la pistola. Mi tengo il fucile. Mi prendo il lanciagranate. Prima cosa che facciamo, prendiamo questa. Nastro inchiostratore, salviamo. Assolutamente. Ah.
Che bello. Allora, ricordiamoci, ragazzi, una cosa fondamentale. Ce ne dobbiamo tenere uno prima della fine della live. Perché altrimenti rifiniamo nella stessa situazione di ieri. E io non voglio finire nella stessa situazione di ieri. Allora, qua possiamo... No, questo possiamo combinarlo. Quindi... ci prendiamo i proiettili corrosivi, mentre qua ci mettiamo le cartucce. Combiniamo queste. Combiniamo queste. Così abbiamo almeno... lo stantuffo ce lo teniamo in modo tale da... Che cosa c'è qua sotto? C'è un foro esagonale. Un foro esagonale. Un foro esagonale. Aspetta, aspetta, aspetta. Che mi serva questo? C'è un foro esagonale, ma probabilmente questo va bene. No, evidentemente non è questo. Allora, siamo pronti? Qualunque cosa ci attenda da là, adesso sono tranquillo perché abbiamo salvato. Dite che oggetti curativi me li devo portare. Forse un oggetto curativo me lo devo portare. Ma abbiamo queste due piante. Vediamo un po'. Ci deve essere, ci deve stare un motivo per cui... ma non era una pianta... non erano due? Sembrava di averne viste due, vabbè. Mettiamo la pianta blu insieme alle altre 15.000 piante blu che abbiamo. Ecco, una cosa che mi manca su questi Resident Evil, nonostante per esempio la differenza tra lo 0 e l'1, è che nello 0 noi potevamo... non avevamo una scatola e quindi dovevamo mettere e depositare tutto a terra, mentre nel primo abbiamo le scatole. Ma mi manca la range. Mi manca la possibilità di modificare la scatola, di mettere a posto la scatola e magari di ordinarla in modo tale da non andarmi a cercare ogni volta gli oggetti, ma ordinarli magari in base al tipo. Però questi sono proprio quality of life che va bene così. Ah, la piantina. Una buca enorme, chissà perché è stata scavata. Non farti troppe domande, Jill. Allora, qui abbiamo due caricatori. Forse li possiamo prendere dopo. Forse li possiamo prendere dopo. O forse facciamo un attimo di... sì, facciamo backtracking, ragazzi, sti cazzi. Facciamo backtracking. Rimettiamoli nella cassa in modo tale da essere pronti e preparati. Perché ho avuto già esperienza di un punto in cui non ho fatto backtracking e ho perso tutti gli oggetti che stavano lì dentro. Perché c'è una stanza che si distrugge fondamentalmente. Ho perso 3 nastri inchiostratori e, se non sbaglio, un caricatore di pistola. Quindi voglio evitare qualunque cosa succeda che poi non, magari non posso riaccedere qui. Almeno nelle scatole condivise abbiamo 30 colpi di pistola. Allora, speriamo che qualunque cosa trovi io non abbia la mira al culo, come ho di solito. 90 colpi di pistola non sono roba da poco. Tanto per fortuna la scatola era qui dietro. Possiamo permettere. Adesso veramente è il momento di andare avanti. Ma mi ha sentite la tensione, ragazzi, taglia con il coltello, si affetta con il coltello. Lo sento, sta arrivando, qualcosa di brutto sta arrivando. Noi nel frattempo abbiamo trovato lo stantuffo. Che ci serve? Vediamo un po', proviamo a esaminare. Sembra essere una specie di chiave per attivare il generatore sul lato accesi dei simboli. Quali simboli? Ah, sul lato. Ok.
In realtà non sono simboli, ma sono numeri romani. 1, 2, 3, 4. Meno male, sviluppatori giapponesi, che non sapete la differenza tra simboli e numeri romani. Siamo pronti? E andiamo. Calcolando che il serpentone l'abbiamo ucciso, che altro c'è rimasto? Eccala. Sì. Is that voice Enrico's? Enrico? You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No. But why? The stars are finished. Stars non esiste più. Traitor. Oh no. Sa che dietro ci sta Wesker. Lo sapevo, è Wesker. Enrico! È Wesker sicuro, perché Wesker era impegnato. Dai, Wesker, l'hai pure sentito parlare. È Wesker il traditore. L'hai pure sentito parlare. Chiunque sia stato, è di sicuro un professionista. Ha qualcosa in mano. Manovella? Enrico è morto, cosa mai poteva sapere? Allora, in teoria noi possiamo facilmente intuire a questo punto chi è stato. Mortacci tua! Possiamo facilmente intuire, tacci sua, chi è stato. Perché nel discorso che avevamo sentito precedentemente tra Wesker e, cioè, o meglio, tra il nostro Daddy e il e Wesker, lui sapeva che aveva fatto un accordo per aiutare Wesker a appunto a questo esperimento di invitare l'agente della Stars nella villa per metterli alla prova contro le i mostri del virus T. Ma lui non sapeva che sarebbe arrivato, si sarebbe arrivati a questo punto, fondamentalmente. Quindi Wesker è il traditore. E lui non ci ha detto chiaramente che fosse lui, appunto, il traditore. Abbiamo la manovella. Ma mo, che cosa ci facciamo con la manovella? Così facciamo una manovella. Allora, quindi mancano. Bastano tre colpi di pistola. C'è uno spazio vuoto per uno stand fucile. Mi sembra che manchi qualcosa. Forse lo stantuffo. Forse lo devo rimettere. E usare la manovella qua. Se non è qua che devo usare lo stantuffo. Il buco enorme, chissà perché è stata scavata, mo chiedo pure io. Allora, lo stantuffo a che cosa mi servirà? Ragioniamo. Dovrebbe essere morto con un colpo, perché sono i proiettili corrosivi. Mia, che ansia, raga. Che ansia terribile. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso so forse che cosa mi serve lo stantuffo. Forse lo stantuffo mi serve. Vediamo un po' se cosa possiamo depositare qua. Niente per ora. Forse lo stantuffo mi serve qua. O forse questo. No.
c'è un... Qui c'è un foro esagonale. Esamina, vediamo un po'. E infatti... Questa manovella serviva per collegare queste parti. Andiamo a rimettere a posto la manovella? Teniamo lo stantuffo. Poi boh, vedete che mi serve la manovella e siamo fottuti. Erba verde, una me la porto. Che ansia, raga. Che ansia terribile. Cos'è? Niente. C'è qualcosa qua? No. Io però tengo il lanciagranate perché se mi devo trovare gli hunter... Questo enorme blocca il passaggio. Un touch di tua! Pa, 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 pa. Oppure insert Crash Bandicoot musica qua. Pure Indiana Jones. Tra l'altro ce l'abbiamo pure la musica Indiana Jones qui. Ok, cartucce del fucile, ottima. Ok, si è aperta qualche altra porta di qua. Madonna mia, sia veramente sto posto. Però meno male che abbiamo salvato, quindi... Oh no! Oh no! È Shelob! Asti tua. Eleno, mi immaginavo. Ehi. Potevo solo uccidere quella sopra. Che schifo, guarda di ragnetti. Coltello di sopravvivenza, assolutamente sì. Aspetta, dobbiamo andarci a curare. Non abbiamo ancora finito dentro a quella stanza, vero? No, c'era un'altra porta. Allora, andiamo a curarci. Qualcosa che ci aiuta per il veleno. Se non sbaglio, c'era una piantina nella stanza. Ci prendiamo una piantina blu. Non salvo, perché tanto di per sé... Questa possiamo rimetterla a posto, anche se abbiamo dei proiettili corrosivi lì, ma... Ci mettiamo... Coltello sopravvivenza, mi chiedo quanti danni faccia, però per ora ce lo mettiamo a posto. E l'unica cosa che ci prendiamo è la pistola. E qui ci teniamo l'erba blu. In modo tale che mo prendiamo l'erba verde che sta qua dietro. Ma dentro ci dovrebbe essere l'erba verde da qualche parte. Che non, che non l'avevamo preso. Poi proseguiamo per quella strada, che non voglio fare le cazzate. Anche perché mo qualunque cosa ci può uccidere. Siamo in rosso, quindi... Eccola qua. Allora, perché siamo avvelenati, quindi...
Combina, usa, attenzione, perfetto. Adesso torniamo indietro e volendo ci possiamo anche equipaggiare un'erba verde curativa normale. Anzi, abbiamo anche quella mistura tra rossa e verde che ci cura tutta la vita, quindi in teoria possiamo anche prendere quella. Ce la teniamo per ogni evenienza. Però veramente, raga, cioè, su Resident Evil 1 si sentiva la pressione di doverti gestire un inventario estremamente piccolo. Estremamente piccolo. Ah, non abbiamo più? Quindi ci prendiamo lo spray di primo soccorso. Ne abbiamo ancora altri tre. Siamo messi abbastanza bene, dai. Io mi carico al massimo il fucile. E il lanciagranate me lo tengo per dopo, perché non si sa mai se dovessi mai arrivare al boss finale senza munizioni, siamo fottuti. Dato che quanto mi hanno detto è possibile arrivare al boss finale senza munizioni. Allora, vediamo un po'. Cosa c'è qua? Oh no. Serve il coltello. Ecco perché mi avevano dato quel coltello forte. Vabbè, tanto sta qua dietro, raga. Andiamo a prendere il coltello e sfondiamo quelle ragnatele. Abbiamo abbastanza posto se noi dovessimo togliere un attimo la fiaschetta, perché tanto... Oddio, però se dovesse servirci il kerosene, come facciamo? Allora, se dovesse servirci il kerosene, lo andremo a prendere. Ma adesso serve il coltello di sopravvivenza. Era questo, no? Non c'erano altri coltelli che avevamo trovato. Ma è lo stesso. Ah, era lo stesso. Pensavo che fosse tipo un coltello più potente. Comunque questa cosa di Wesker mi fa veramente girare i coglioni. Comunque, dicevo, dal punto di vista di lore, per ora siamo riusciti a ricostruire una buona parte. Infatti non vedo l'ora di guardare anche la parte di Chris per cercare di capire di più riguardo al lore tra Resident Evil 0 e 1, visto che sono comunque collegate. Alla fine tutto è collegato, quindi l'importante è riuscire a capire come siano collegate. Teniamoci per bene il fucile. Questa dove ci farà andare? Dove siamo? Non lo sappiamo. Oh, infatti, giardino B1. Giardino B1. Tipo il seminterrato del giardino. Qui abbiamo delle piante curative velenose, cioè contro il veleno, quindi ricordiamoci che qua ci sono delle piante. E molto probabilmente qua, perché troveremo delle dei cosi. Ciao Fake, buongiorno, ce l'abbiamo fatta, lo sai? Ce l'abbiamo fatta anche in modo più veloce, ci abbiamo messo 23 minuti per fare il pezzo di ieri. Alla fine, ti ricordi la parte delle cose chimiche? Io mi sono ricordato che avevamo trovato un file. Sì, sono anche riuscito a salvare. Eravamo riusciti a trovare un file tempo fa che parlava degli agenti chimici. Quindi tutta quella parte degli agenti chimici dove eravamo arrivati a fare ieri sera, dove ci stavano le boccette, non serviva, perché quella serviva per uccidere la pianta. Invece noi la pianta l'abbiamo uccisa a suon di fucilate e di granate.
E alla fine quella parte l'abbiamo skippata altamente. E poi siamo riusciti. Oh no. Qua mi serve un'altra volta la manovella. Ah. Torniamo indietro. Posiamo il coltello. Prendiamo la manovella. L'hai buttata all'American Way la pianta. Praticamente questa pianta ha bisogno di un po' di democrazia. Così ho fatto e poi l'ho battuta. Abbiamo scoperto Edoardo, se non sbaglio si chiamava male così, si chiamava così, che mi stava per rivelare il fatto che c'era un traditore tra di noi, ma noi lo sappiamo che è Wesker. Almeno noi crediamo che sia stato Wesker a ucciderlo. Potrebbe essere tranquillamente anche il nostro Daddy. L'hai sconfitta a colpi di democrazia e pace. Esattamente. Esattamente. Aspetta, come si chiama il protagonista di Revelation? Che io mi dimentico sempre il suo nome. Allora, dobbiamo riprenderci la manovella esagonale. Questa era, sì. E Daddy Barry, grazie, grazie. Daddy Barry. Allora, non sappiamo se sia stato Barry... Non so perché Barry non mi entra in testa come nome. Comunque, non so se sia stato Barry o Wesker, ma molto probabilmente è stato Wesker a uccidere Edoardo. Anche se la cosa mi puzza tantissimo, raga. Cioè, potrebbe tranquillamente essere stato anche Barry, perché Barry aveva collaborato insieme a Wesker per attirare sia il Team Alpha che il Team Bravo, o meglio, per attirare il Team Alpha, in questo caso, nella villa. Quindi la ricostruzione della lore sta andando a gonfie vele. Questa è la porta che avevamo aperto. Con il coltello. E adesso siamo riusciti a fermare la cascata, perché alla fine dovevamo semplicemente tirare su la manovella. Con la manovella dovevamo far risalire l'acqua della piscina. E lì avrebbe fermato la cascata che ci ha permesso di arrivare sotto dove siamo adesso. Ok. Qui c'è un foro esagonale. Andiamo. Tanto secondo me sta per succedere una cosa. Passo enorme ti blocca il passaggio. Ah, non è successo. Sa. Risulta essere qui la porta, ma... No, qua è la porta indietro. Qua abbiamo trovato la mappa. Qui dovrebbe... Ah, perché si chiude? Ok. Adesso dovevamo continuare a girarlo finché non si apriva. Sa, non sia finché non si apra un... non si apre il passaggio. Adesso si è aperto il passaggio.
sa che dovevo rientrare subito nella stanza a sinistra. Porca miseria. Va bene. Dobbiamo rifare di nuovo tutto il pezzo di coso. Allora, lo stantuffo per ora lo possiamo mettere a posto. Questo pure. Se non sbaglio ancora non l'avevamo fatto il pezzo, sì. Che palle, raga. Andiamo a vedere la scena della morte di Edoardo. Allora, vabbè, tanto non era tanto che avevamo fatto, però qui ci stavano i caricatori che non abbiamo preso, vero? Perché qua ancora non li avevamo presi i caricatori, questi poi li dobbiamo riprendere. C'era spazio per i due caricatori. Ah, vediamo un po' di riconoscere questa parte. Ah, Enrico, no, Edoardo. Non so perché lo chiamava Edoardo. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are... Sarsa non esiste più, ma qualcuno l'ammazza. A me dagli stivali mi sembra Wesker. Enrico! Ma mi faccio una domanda, ma lui Enrico come cazzo ci è fatto a finire qua dentro? Visto che noi abbiamo dovuto addirittura bloccare una cascata per essere qua. Ora allora, arrivano gli Hunter. Tre colpi di fucile. Hunter. Mentre questo il prossimo lo faremo con assolutamente con il coso, con il lanciagranate. Sì, mettiamo anche a posto i caricatori. Arriviamo a 90 colpi di pistola, che non è uno scherzo. Così almeno, pure se dovessimo arrivarci solo con la pistola, ci abbiamo un sacco di punti e un sacco di proiettili. Ciao. Io non risalverei perché tanto alla fine sto pezzo è veloce. Però che ho capito dove devo andare. Allora, possiamo rimetterci tranquillamente queste. Abbiamo 5 colpi. Questi li possiamo ricaricare. Questa ce la possiamo tenere, tanto come è necessario. Questo si apre. Ora qui vicino dovremmo trovare anche la
Ragnone gigante. È vero che questa sfonda la porta. Questa sfondava la porta. È bellissimo. Qua ci sarebbe dovuto essere Indiana Jones. Cartucce del fucile. Perfetto. Qua ci dovrebbe stare pure. No. Sta il ragnone gigante. La sua cara. Il suo caro amichetto. Vediamo di non essere avvelenati a sto giro. Anche se poi il veleno fa poco e niente. Eccolo qua, Shelob. L'ho colpito, se non sbaglio. Ah, miseria. Che miseria. Mettila. Il pericolo. Siamo morti. Se non riusciamo a ucciderla con... Ok. Oh no, ma ce n'è un'altra. Ma questa non c'era l'altra scorsa, la scorsa volta. Non c'era la scorsa volta. Eravamo solo tu. Torniamo indietro a curarci. Allora, la cosa positiva è che non mi ha avvelenato. La cosa negativa è che sono quasi morto. Torniamo alla... alla cosa, così ci prendiamo una cosa e una... Gente, ci curiamo. Qua abbiamo una piantina erba verde che forse è meglio metterci nell'inventario. E tanto adesso usiamo un oggetto di salvataggio. Un, se è un oggetto di salvataggio, un uno spray. Questo, volendo, possiamo anche rimetterlo nel... per ora. Lanciagranate, visto che abbiamo ancora 6 proiettili corrosivi, ma non voglio sprecarmeli. Bobina. Ok. Però abbiamo tutto quello che abbiamo. Tutto quello che ci serve. Allora. Questo ragno brutto e cattivo... Forse è il caso di ucciderlo, perché ci sta nel passaggio che mi serve a me di avere libero, perché così ci fa tornare sia al punto di salvataggio che alla scatola. Non ce ne sta più. È andato. Bene. Ok, rimettiamoci il fucile. Siamo senza pistola, eh? Quindi il fucile è la nostra unica arma. E il coltello. Ma il coltello può fare poco e niente. Forse è il caso che la pistola la utilizzassimo. Ok, qui abbiamo ottenuto anche questo, la mappa del giardino. Qua abbiamo delle belle cose curative contro il veleno, quindi possono essere utili. Mo vi chiedo, sa che devo correre fino a qua e rientrare dentro, rientrare in questa rientranza.
In teoria non dovrebbe, perché lo va a sbattere lì. Fake, preparati con la canzone di Indiana Jones. Ok, un ultimo colpo e dobbiamo partire. Ok. Troppo veloce. Allora, meno male che queste non sono le cose di Elden Ring che mi inseguono. Cosa c'è qua giù? Oh, grazie. Allora, è pronto soccorso. Ottimo. Stanno dando veramente troppe cose curative, non va bene. Altri proiettili non mi avrebbero fatto schifo, eh? Che c'è in questa stanza? Che ci sarà in questa stanza? Un enigma. La statua della dea ti sorride in silenzio. Qua non mi esamina niente. Ho paura del porto. Si rinchiuda, no. Ok, allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa saggia, raga. Che non sarà a salvare. Oddio, in realtà potremmo farlo. Potremmo salvare visto tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. E l'ultimo salvataggio ce lo teniamo fino alla fine. Fino al... Visto che comunque qua sarò in live fino all'una e mezza. Siamo alle 10:10, a mezzogiorno e 10, quindi ci sta un secondo salvataggio. E l'ultimo però, manco se me pagano, raga, lo uso alla fine. Così ci riequipaggiamo per bene. Togliamo la manovella, non possiamo toglierla, ma almeno ci metteremo la pistola e a posto del coltello. Metteremo la pistola a posto del coltello, così almeno siamo più sicuri. E una cosa, un oggetto curativo ce lo teniamo, perché non si sa mai. E un oggetto curativo ce lo teniamo, perché non si sa mai quello che può succedere dentro a sto gioco. Questa la mettiamo a posto. Per ora prendiamo la pistola e un nastro. Prepariamoci a salvare. Una volta sola. Una sola. Mettiamo a posto il nastro. Non posso distribuirmeli come voglio. Va bene, va bene. Torniamo lì e facciamo la missione che dobbiamo fare. L'enigma che dobbiamo fare. Allora, che dobbiamo fare in quell'enigma? Sicuramente è una cosa che ha a che vedere con la statua. Queste ne sono poco ma sicuro. Sono convinto. Girando la cosa probabilmente potremo tirare via la statua.
Dove cazzo siamo tornati? Siamo tornati indietro. Quanto sono contento di aver trovato questa stanza con la macchina da scrivere. Non potete capire. C'avevo i cosi del Vietnam ieri. Dobbiamo solo rientrare nella stanza lì. Qua abbiamo degli oggetti curativi che non dobbiamo sottovalutare. Contro i maledetti ragni velenosi. Quelli non dobbiamo assolutamente sottovalutarli. Cosa troveremo qua? Cosa dell'enigma. Allora, cominciamo fuori esagonale, ovviamente, lo sappiamo. Iniziamo usando l'oggetto, vediamo un po' che succede. Si tira fuori il muro. È a tempo? La statua della dea mi sorride. La posso spostare? No. Perché questa cosa gira senza niente? Oh 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 oh. Questa la posso spostare. Vediamo un po' che succede. Quella è la statua. Ah, ho capito che cosa devo fare. Più o meno. Devo... Ok. Quindi devo mettere questa qui in modo tale che questa venga spinta in avanti dal muro. In modo tale che io possa mettere al centro, girarla e mettere al posto del... Piuttosto semplice. Quindi adesso è girata, quindi adesso devo ritirare il muro. Questa era una cazzata. La posso mettere accanto alla statua della dea, nella rientranza che noi vedevamo, beh. Non devo girare io, Jill. Devi girare lei. Far girare. E sopra in modo tale che gira di nuovo. Perfetto. È una cavolata, Enigma. Devo infilarla qua. O che succede? Cos'è? Prendere il cilindro? Questo si va a combinare con lo stantuffo, immagino. Circolare con un foro centrale sul lato si sono incisi dei simboli. E sono i simboli dei numeri romani. Perfetto, adesso devo tornare indietro. Sperando che non ci siano altri mostri, cose brutte che mi rincorrono. Devo andare, tornare alla scatola. Alla fine potevo salvare dopo l'enigma. Perché io ho paura che ci potesse essere qualche cosa del tipo
non lo so, finisco l'enigma e ci stanno zombie brutti o mostri. E invece no, non era niente di che. L'enigma era molto semplice, ci ha fatto prendere l'oggetto che mi sa che va con... No, che mi sa, sono sicuro al 100% che va combinato con lo stantuffo. Spero che non ci siano altri hunter. Ne ho le palle piene degli hunter. Dio santo, questi survival horror. E veramente ti facevano capire la... Veramente sono dei survival horror con la S maiuscola. Che effettivamente, raga, qua c'è l'ansia di dover sopravvivere, di dover gestire tutto, ti faceva... Era parte integrante del gameplay. E ti faceva venire... Veramente venire... La... L'ansia per dover fare qualunque cosa. Allora... No, dobbiamo prendere... Ma forse l'oggetto curativo ce lo mettiamo a posto, dai. Ce lo rimettiamo insieme agli altri. Qua però prendiamo lo stantuffo. E combiniamo. Perfetto. Esamina. Adesso li dobbiamo far coincidere. Rotarlo? Sì, assolutamente. Ma posso ruotarlo? Adesso è a posto. E mo molto probabilmente devo... Aspetta un attimo. Esamina. Sono messi... Ah, forse lo devo ruotare sulla... Sulla cosa, nella stanza. Forse nella stanza devo infilarlo e poi ruotarlo. Perché adesso così mi si resetta. Non capisco per quale ragione, ma mi si resetta. Vediamo un po'. Devo prima inserire lo stantuffo. La serie di pulsanti lampeggianti. Premere uno. Quale pulsante vuoi premere? Che cazzo ne so io. Quale pulsante vuoi premere? 3 4 e 1. Non succede niente. Ok. Dobbiamo capire. Me lo fa ruotare fuori e poi inserire. Magari posso inserirlo adesso. Capisco questa cosa. Questo è il codice 4231. Adesso capisco perché me lo faceva. Si resettava semplicemente perché non era importante che quello rimanesse così. 4 2 3 1. Pensate agli americani che non conoscono i numeri romani. Deve essere stato uno shock sta cosa. Ok.
Here we are, guys. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. Barry, eh? Cosa ci fai qua sotto? Hai sentito un rumore, ma... Io sto cercando di vedere i suoi stivali. No. There's only one way to find out. Stavo cercando di vedere i suoi stivali perché ho come la sensazione che in realtà sia stato Barry a uccidere Enrico. Ok. What the hell is that sound? It could be a person. Era un testimone di Geova. Go check it out. Ah, vai a controllare, a me io. Surprises for one day. I'll stay here and secure an escape route in case something happens. Okay. Furbacchione a dire, vai a controllare il rumore molesto satanico che troviamo lì sottofondo. I'll stay and secure our escape route. Era il caso di... È un furbacchione questo caro Barry. Sì, tornassi su. Una stanza lì. Aspetta. Scatola? Stai dicendo che c'è una scatola? Ah, grazie. Però non c'è la macchina da scrivere qua, immagino. Allora, cosa ci potremmo prendere? Ecco, io una cosa che mi voglio prendere erano assolutamente i caricatori per la pistola, perché non si sa mai dovessero arrivare cose brutte. Almeno siamo preparati. Alcune vecchie casse vi compare la scritta materiale di scarto. Che ansia, raga, veramente. Niente. Una pressa per i rifiuti, c'è un interruttore, premere? Una pressa per i rifiuti, ah? Ho capito, questo è un modo per sconfiggere uno zombie grosso, secondo me. Lo devo mandare nelle presse dei rifiuti. Piena di sacchi di sabbia. Cosa c'è in questa stanza qua? Vieni, ti faccio vedere una mia amica Pressa, si chiama, vieni, amica. Si chiama Pressa. Vieni, su. Vieni. Ti faccio vedere, ti faccio conoscere la mia amica Pressa. Se mi segui. Si chiama Pressa, ma in realtà... Altro che Daddy Barry, proprio figlio della mignotta. Io non ho parole, sono parolacce. La prossima volta che lo vedo gli sparo un fronte. Poi premiamo la pressa dei rifiuti.
Poi che succede? Cosa mi sono perso? Che Barry ci ha appena lasciato qua sotto. Cioè intenzionalmente. E ci sono rimasto di caso. Praticamente fondamentalmente eravamo scesi qua sotto e sono andato a sentire che cosa c'era. Ovviamente lui mi ha detto: aspetta, io trovo una via d'uscita, tu vai a sentire il rumore molesto e possibilmente demoniaco che viene da quella stanza lì, tranquillo. Io resto indietro. Sono andato a vedere, c'è stata la vecchietta, quella la tizia, quella rimasta, ti ricordi, nella stanza non c'è via di scampo, Barry, perché? Allora sono tornato indietro e nel tornare indietro abbiamo visto Barry che se ne andava bellamente con l'ascensore, sto figlio della mignotta. Sto fiodena. Bastard Barry. Capito? Altro che Daddy Barry. Altro che Daddy Barry. Insomma, io ho preso la prima volta dove l'ho trovato, raga. Questa immagino che io non posso ucciderla. Lo so. Però è uno stronzo, comunque. Ci ha lasciato qua dentro. Sostanze chimiche. No, io voglio vedere che cosa c'è. È proprio un fiodena, eh. Ma un fiodena di quelli potenti. Non lo so che lui aveva comunque fatto un accordo con la... Con l'Umbrella. Per attirare noi della Stars qui. Perché da quello che abbiamo capito, questo era una sorta di grande laboratorio esperimento per noi della Stars. Della Stars contro i cosi. Contro gli agenti infetti dal virus T. Però perché? Cioè, se è proprio un... Cioè, a me non mi interessa. A me non mi interessa quale che siano le sue ragioni. Lui è proprio un fiodena. Perché mi risulta che c'è qualcosa qua dentro? Quando non c'è niente? Vabbè, vediamo un po' che succede. Proviamo ad esplorare bene questa zona. Portacci tu! Domani che speriamo che sei lenta. Ok, qua ci sono delle piantine che dobbiamo prendere. No, qua ritorniamo. Questa immagino che non posso aprirla. La porta è chiusa. Via, 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 via. Sembrato di vedere. Eccola qua, una leva. Tirarla, vediamo un po' che succede. Altra fiodena. Ma vai a cagare, è a tempo. Portacci tua. In realtà potrei prenderle queste piantine.
Signora, non ho tempo da perdere con lei, eh. Combiniamo. Povera Lisa. Inoltre questo nemico è un'aggiunta di questo remake, nell'originale viene solo accennata nei documenti. La specie di lanciomeccanico sembra che la porta si aprirà, che ci appendi qualcosa di particolare. E mo che cazzo ci dobbiamo appendere qua? Il fucile? Il fucile quello... No, non è quello, non è il fucile. Che cazzo c'è? Dobbiamo appendere lì? Che cazzo ci dobbiamo appendere lì? Qualcosa in particolare. Nasta, un qualcosa. C'è più bisogno di utilizzare questo, quindi qua non c'è niente. Perché mi risulta che ci sta qualcosa qui, regà? Ho capito, povera Lisa, ma comunque è una fiodera pure lei. Ci sta, ci attacca. Sostanze chimiche. Ah, c'è qualcosa qua sopra. Oh, oh. Batteria. No. Perché dici non le prendi? Perché mi serve. No. E vabbè, lo devo fare per forza. Oh, questo pure dovrebbe essere vuoto. Che ci dobbiamo appendere? Abbiamo qualcosa di lungo e duro da appendere? Mo possiamo provare anche col fucile finto, col fake. Il fake. Con il fake. Si chiama. Oh, va. Io me la ricordavo più veloce. Abbiamo una scatola. Abbiamo qualcosa di lungo e duro da appendere. Scagaea. Esattamente. Scaga. Allora, serve qualcosa di lungo da appendere. E non possiamo risalire sopra, quindi è una qualcosa che sicuramente già abbiamo. Qua nella scatola dobbiamo vedere qualcosa di lungo. Eppure duro, perché, cioè, alla fine. Fucile. Fucile fuori uso. Forse questo è. Che non mi sembra che troviamo altre cose lunghe da appendere. Esatto. Vediamo un po'. È l'unica cosa lunga e dura che abbiamo. Vediamo un pochino. Quindi dobbiamo ritornare alla cosa. Meno male che hanno messo la scatola lì. Altre cose lunghe. Non capisco. Forse intendevi lungo e duro. Esattamente. Salve. Tirare la leva. L'altra leva. Non è necessario. Specie di calcio metallico, una porta si prega appena qualcosa in particolare. Ma che ci deve appendere?
No, questo. Ma scusa, se non è questo, che cosa c'è appena? Se non è, se non è questo. E non che non c'è qualcosa da prendere qua sotto che non sappiamo. Allora, non è questo. Abbiamo appurato che è questo. Ah, qua sotto c'è un... Sì, invece di dire una pressa per i rifiuti, mi stava venendo uno spremiagrumi. Ah, ok. La cassa che avevamo portato giù la dobbiamo mettere nello spremiagrumi, cioè nel trita rifiuti, e sicuramente ci darà la cosa da appendere. Ne sono sicuro. Sicuro come la morte. Che soddisfazione, raga. Sfondare le cose con una pressa idraulica super potente. Che cos'è? Lanciafiamme fuori uso. Lanciafiamme fuori uso. La bocca di lanciafiamme è rotta, non può sparare. Ok, è questo che dobbiamo appendere. Vabbè, comunque ci eravamo arrivati vicini all'intuizione. Era comunque un'arma che dovevamo prendere. Dovevamo appendere. Ok. Meno male che lei è lenta. Meno male che lei è molto lenta. Quindi non è neanche non è neanche difficile fare tutto il giro di Peppe. Salve. Carla. È andata dall'altra parte, quindi meglio prendere la strada di qua. Okay. Capisco per quale ragione questa dovrebbe essere la risoluzione per aprire una porta, però vabbè, sono, diciamo che l'Umbrella sono molto creativi. E okay, dove siamo adesso? Che cazzo è sto posto? Non sembra il cammino sia stato utilizzato. Le collezioni di bambole di vario tipo sono tutte vecchie e logore. Lo sparso di bambole vecchie e logore di candele usate. Che cazzo è sto posto? C'è qualcosa da prendere qui? Sembra che ci sia qualcosa di... L'illuminazione e la musica sono semplicemente fantastiche. È vero, sono bellissime. Ho detto. I serpenti! Un altro di quei puzzle? Altro portagioie. Anello di pietra. Ah, ok, mi mancava l'anello di pietra, ecco perché non potevo metterlo. C'è qualcosa di scritto sul retro. Diceva foto di famiglia e appunti.
portanoie. Il portanoie. Porta esattamente. Cosa è scritto sul retro? Jessica, virus somministrato. No. La famiglia. Virus somministrato tipo A. Plasmolisi del tessuto durante l'attivazione cellulare. Fusione virus negativa. Azione soggetto eliminato. Virus tipo B. Plasmolisi del tessuto durante l'attivazione cellulare. Fusione virus positiva ma ritardata. Mutazioni fisiche. Osservazione costante dei risultati. Osservazione protettiva continua. Questa era Lisa. Quindi Lisa è quella che abbiamo visto. Quella che sembrava George. Azione terminato. C'è un diario abbandonato. Quell'iniezione mi ha lasciato stordito. Non vedo la mamma. Dove l'hanno portata? Povera Lisa. Mi aveva promesso che saremmo fuggiti insieme. È scappata da sola lasciandomi qui? No. Ho trovato la mamma. Abbiamo mangiato insieme. Era molto felice. Ma lei non era la mia vera mamma. Già. Stesso viso ma diverso dentro. Devo trovare la mamma. Devo restituire alla mamma il suo viso. Ho preso il viso della mamma. Che senso? Gliel'ha strappato? Non può avere, non, nessuno può avere la mamma a parte me. Attacco il suo viso al mio corpo. Così lei non va via. Perché la mamma è triste senza il suo viso. Odore della mamma da dentro la scatola. Forse la mia vera mamma è lì. La scatola di pietra è dura, fa male. La fune d'acciaio mi ostacola. Le quattro pietre che non mi fanno vedere la mamma. Le quattro pietre non mi fanno vedere la mamma. È leggermente inquietante tutto ciò. Anzi, non solo leggermente. Questo letto è ancora caldo. Mi sembra che Lisa stesse vivendo qui. C'è qualcos'altro che non abbiamo preso? Qua sotto? Eh sì, decisamente impazzivano con l'iniezione del virus. Occhio, un paio di vecchi barili apparentemente pieni d'acqua. Questa me la devo ricordare, sta zona, perché ci sono delle altre due piante che non ci possiamo portare dietro. Di Barry, guarda, sono molto deluso di diludendo. Non so se qua ci puoi tornare, sai. Sì, da qua. Dalla stanza del... Questa siamo nella casa di cosa? Siamo nella casa di lei. Ok, adesso posso questa metterla lì. E quindi noi potremmo ritornare in questa parte qua. Però se togliamo quell'oggetto... Mi viene da pensare. Sapete? La parte delle tombe, quelle che stanno lì, io le posso aprire perché c'ho, in teoria ho le tombe, ho gli stemmi. Ma perché non me le faceva mettere? Gli stemmi? Te lo stavo per dire. Però l'altra volta non me li faceva mettere gli stemmi, mi diceva non li puoi mettere, a meno che non potessi metterli in quel momento. Adesso nel caso dovremmo portarci, visto che adesso ci sono gli zombie. Li hai esaminati? Sì. Adesso dovremmo metterci questo. Questo ce lo possiamo mettere tranquillamente qua. E questo. Salviamo dopo, ovviamente. Ah, questo era un più.
Ah! Non sapevo che fossero pulsanti. Sapevo che fossero pulsanti. Se posso consigliare scritta. Aspetta. Se posso consigliarti, togliti la fiaschetta e i due colpi del fucile e tieni i colpi per la pistola ed uno spazio libero. Ah. Ti rendi conto che il coso mi ha bloccato la parola togliti? È come se togliti fosse un mi avessi insultato. Cioè, ma come ti permetti a dirmi togliti? Spazio libero. Cerchiamo di sopravvivere, ragazzi, fino alla fine dell'episodio. Così poi salviamo direttamente, che adesso non lo utilizzo. Ancora troppo presto per finire l'episodio. Speriamo così, speriamo di trovare altri nastri. Se troviamo altri nastri salviamo, ma per allora... Qui, se non sbaglio, dovrebbe esserci un Crimson. E fu così che morì. Sicuro? Qua, se non sbaglio, dovrebbe esserci un Crimson Head qui vicino. Caspio, possibile che ritorniamo sempre? Stesso punto, perché lì la telecamera è ingannevole. Portacci tua! Di fortino al mondo uno ce n'è, sempre pronto a sprecare l'idea. Un nemico al sicuro non è, finché fortino c'è. E lui c'è. La mattina sforna pizze perché sfama ovviamente i bambini dal quartiere. Sempre. Aspetta, ti faccio uno shottino. Padre Fortino c'è. È perfetta questo pezzo. Padre Fortino incorreggibile. Padre Fortino inafferrabile. Padre Fortino ineguagliabile. Sei. Dai demoni difende i demoni, vedi, li uccide ma li difende. Padre Fortino. Allora, comunque sappi che da adesso in poi i nastri diventano non merce rara ma rarissima, quindi gestiscili bene. Tua. Adesso me li mette. Certo che stronzi al doverti mettere a farli diventare merce rara. Finalmente! Finalmente abbiamo la Magnum! Finalmente abbiamo la Magnum! E qua non ci dobbiamo più tornare. Oddio, forse sì. Ci ritorneremo, ma... Ok. Adesso possiamo andare a fare quello che dovevamo fare. Diciamo che quest'area, secondo me, si è esaurita. Quindi
quello che dobbiamo andare a fare è... Sai, però mi chiedo, mi faccio una domanda. Voglio una versione estesa. Assolutamente sì. E lo devo chiedere a... Sì. Ma della versione estesa, cioè la versione estesa di questa, raga, su YouTube. Aspetta. Cioè la versione estesa di... questa. Sul nostro canale YouTube. Intanto vi lascio anche link 3. Dove chi? Dove chi? Dove cazzo va chi? Dove va? Dove va? Ma chi cazzo lo sa? Va di su, va di giù e non lo trovi più. Dove chi? Dove chi? Dove cazzo va chi? Ecco. Dicevo, c'è la versione estesa di questa su sul nostro canale YouTube. Quindi non mancate, ragazzi, di andare a visitare il nostro canale YouTube. Cioè questa e anche il signore di Lendell. Ovviamente. E faremo anche la versione estesa di Padre Fortino. Ciao Vero! Ciao Vero, come stai, tesoro? No, ho sbagliato porta. Ciao Vero! Aspetta, ti faccio un bello sciottino. Come stai, cara? Allora, dobbiamo entrare qua dentro, perché così andiamo... la guerra più totale! Grande, grande! Siamo pronti alla guerra! Tutto bene, tutto bene. Noi stiamo proseguendo qui su... il tempismo perfetto, veramente. Stiamo proseguendo qui su... Resident Evil 1. Stiamo cercando di non morire male. Diciamo, combiniamo questo. Soprattutto abbiamo un botto di proiettili per Magnum. Ne abbiamo... 18, che ci lasceremo per il boss finale, ovviamente. Allora, oggetto di pietra e metallo. Eccole qua. Adesso possiamo accedere finalmente alla zona sottostante. Prendiamo anche una cosa d'erbette. Visto che il risotto con le erbette è il mio piatto preferito. Allora. Perché gli zombie, ma allora, sai qual è il problema vero? Il problema è che sono solo gli zombie il problema dei... Grazie mille, Edcat, per i bittini. Grazie mille, caro. Ah, hai visto quanta gente bella ci sta qua dentro? Il fucile, se non sbaglio, eguagliano il lanciagranate in fatto di potenza. Come stai Edcat? Grazie mille per i bittini, caro. Oh, raga, ci stiamo avvicinando. 6 abbonamenti a Padre Fortino. Padre Fortino su Outlast 2, ragazzi, è una cosa che stiamo aspettando da tanto, quindi mi raccomando. Dicevo, il problema vero non sono tanto gli zombie, o meglio, su... Tutto bene, tutto bene. Oggi purtroppo si torna a lavorare fino a sabato. Infatti domani, ragazzi, ci sarà comunque la live, nonostante... Fatemi controllare una cosa, così non vi dico cazzate. Domani lavoro dalle 3. Perfetto. Domani la live pensavo di non farla, invece la farò lo stesso. Ma invece di fare dalle 11 fino all'1, faremo dalle 11 fino all'1:30, faremo dalle 10:30 fino all'1. Così ho la possibilità di tornare di andare al lavoro e non essere licenziato. Esattamente. Però dalla settimana successiva, ragazzi, io sono, diciamo, in ferie, quindi non solo ci sarà, si ritornerà su Outlast con il nostro Alvik, ma si faranno un sacco di cose belle. Soprattutto l'11 giugno, ragazzi, non mancate, perché sto preparando la live che sarà, probabilmente cominceremo il pomeriggio e sarà la live dedicata. Prima faremo qualcosa, giocheremo a qualcosina e poi la sera ci prepariamo per lo showcase Xbox dalle 7. Quindi mi raccomando, non mancate. Anch'io sogno di mancare il mio lavoro, però poi mi rendo conto che, sai, non voglio morire di fame, quindi... È una cosa necessaria, insomma, lavorare. Comunque sogno di detonare ogni volta che cambio...
Sai, anch'io ho quel desiderio di non morire di fame. Siamo. Stanza. Dicevo, vero, il problema degli, il problema non è tanto degli zombie, ma il fatto che la guerra, la guerra più totale. Esattamente. Il fatto è che qui gli zombie sono veramente stronzi, perché se c'era una meccanica su Resident Evil, sul primo Resident Evil, ovvero che se tu ammazzavi gli zombie e non li bruciavi, dopo un po' tornavano come Crimson Head, praticamente loro erano, diventano più veloci, più incazzosi e ti ammazzano con pochi colpi, che sono anch'essi comunque, sono, li puoi comunque uccidere, soprattutto con, se hai il fucile. Il punto è, infatti, la cosa era: o riuscivi a spaccargli la testa con la pistola, oppure... Aspetta, i Crimson Head è un'aggiunta di questo remake nell'originale. Ah, ok, non c'erano, ok, non me lo ricordavo questa cosa dell'originale. Allora sono stati abbastanza stronzi i creatori di Resident Evil. Dice, vabbè, facciamo un remake, ma perché non lo facciamo più difficile? Siamo pronti? E infatti mi sembrava che non ci fosse. Sono maledetti questi cosi. Allora, come non c'è bisogno di usarlo? Che vuol dire non c'è bisogno di usarlo? Lo devi usare. Ok. Sai, il primo gioco che abbiamo visto in vita mia ero piccolissima. Mamma mia. Può essere, lo sai? Per fortuna i zombie non esistono. Non esistono. Spero non esistano nella vita reale. Ah, Ma quindi tu non hai fatto anche gli altri Resident Evil? Oltre tipo il 4, il 5? Allora mi mettono una macchina da scrivere prima di qua. E noi abbiamo ancora mezz'ora. La cassa l'hanno messa qua. Hai fatto solo i primi tre, ok. Allora te li puoi godere qua con noi, se ti va. Alla fine è quello che stiamo cercando di fare, ragazzi, di ricostruire tutta la lore di Resident Evil. Tutta la lore. Ce li faremo tutti. Allora, qua sotto c'era qualcosa che si lamentava. Eh sì, perché i programmatori hanno pensato c'è più mobilità, quindi così è troppo semplice, allora aggiungiamo un nemico in più. Comunque mi sa che ti conviene salvare. Dici? Ma se salvo e poi non trovo altri nastri inchiostratori? Dici, tanto in mezz'ora che cosa vuoi fare? Va bene. Mi hai convinto. Bene, salviamo. Tanto sono sicuro. Nel caso, ragazzi, faccio come dice Gandalf. Anche perché sento puzza di boss. Esatto. Ah no, allora fai una cosa, postale nel gruppo di Discord, c'è la sezione filmati e highlights su Linktree, trovi il link se non ci siete su Discord, ragazzi, mi farebbe piacere avervi anche lì. In quella sezione potete, perché i link li possono mostrare solo i mod e i VIP. Questo è fatto apposta per evitare scam da gente che ti entra e ti dice controlla qui che vinci sicuramente 10.000 euro. Vediamo un po' che cosa c'è qua sotto. Brutta sensazione, raga. Tanto sicuramente vinciamo, ve lo dico io, se c'è il boss sicuramente lo facciamo first try e poi ci troviamo di nuovo senza cosi per salvare. Quanto ci scommetti, Fake? Barry. Jill, you're alive. Mortacci tua. I was worried, sì, is worried.
Dai, dai, Barry. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Ecco, la piccola, povera piccola Lisa. Grazie, caro. La storia di lei è tristissima. No time to talk. Vai, vai. No. Vabbè, alla fine se la prendeva comunque. No. Ciao, Barry. No, Barry, Barry è stato il motivo del tradimento. Ciao, pistola. Magnum 44 di Barry. Ma abbiamo due Magnum adesso. Qual è più forte? Il revolver Magnum o il Magnum 44 di Barry? Fotografia di Barry. È la foto uscita dalla camicia di Barry prima che cadesse nel pozzo. Ti voglio... Aspetta, ho scritto sul retro, ti voglio bene papà. Ti vogliamo bene papà, Moira e Polly. Barry, mi hai deluso di diludendo. C'ho delusione in me. Sì, perché lui ha cospirato insieme a... Ha cospirato insieme a... A coso? Ma questo non posso ucciderlo? Che tanto vincevamo. Ho detto che tanto vincevamo. Tutti i posti con i progetti per sconfiggere, ma uno più complesso tra adesso. No, allora io ho capito. Su questi Resident Evil, raga, i nemici non hanno così tanta capacità di girare su se stessi. Quindi, se tu sfrutti il momento giusto in cui passare, allora non è difficile. C'è un messaggio inciso nel sarcofago. Quando la maledizione delle catene verrà spezzata, scomparirà il sentiero della verità. Aspetta, c'è qualcosa qua sopra che lampeggia. Questa musica molto Elden Ring, Elden Ringiana. Devo buttarle da sotto. Di sotto. Ho sprecato un po' troppo di colpi della Magnum, ma che dite? Sa che il punto focale era di dover semplicemente attirarla verso uno dei dirupi e farla cadere di sotto. Però mi dispiace, Barry, sono... mi hai deluso di diludendo. C'ho delusionissima. Nella barra c'è uno scheletro, ma c'è anche qualcos'altro. Foto di famiglia. E una lettera. Cara Lisa, col passare dei giorni sento che la lucidità mi sta abbandonando sempre di più. Gli uomini vestiti di bianco mi fanno delle iniezioni che hanno alleviato il prurito. Oggi me ne hanno fatta un'altra dicendo che era per nutrirmi. Dopo l'iniezione la mamma non riesce più a connettere ed è triste e scioccata perché non può pensare a te per tutto il tempo. La mamma ha paura. Paura di dimenticare tutto, specialmente i ricordi di te e papà. Quindi...
non solo facevano esperimenti sugli animali e le piante, ma facevano esperimenti anche su questa famiglia. E infatti la ragazzina che abbiamo, cioè la creatura che abbiamo appena ucciso, era la bambina, era Lisa. È ancora più triste tutto questo, se ci pensi, che era una bambina piccola e però è stata mutata dal virus per colpa dell'Umbrella. È veramente triste. Tutti questi ricordi, infatti a un certo punto, vero, tu ritrovi anche il diario in cui la bambina dice che stacca la faccia alla madre per riattaccarsela, perché lei deve stare insieme a lei. Molto triste e macabro allo stesso tempo. Tutti questi ricordi hanno iniziato a scomparire in un lato oscuro della mia mente. Esatto. Oh Lisa, in questo momento vorrei toccare il tuo viso e abbracciarti per conservare i meravigliosi ricordi di te e papà. Lisa, non possiamo più rimanere qui, dobbiamo fuggire. Ascoltami Lisa, la nostra migliore opportunità di fuga sarà quando andremo di nuovo insieme al laboratorio. Dovremmo far finta di essere svenute e aspettare che l'uomo vestito di bianco si distragga. Una volta fuori di qui cercheremo papà insieme, ok tesoro? Tieni duro Lisa. Questa era la moglie, perché noi abbiamo trovato il diario di Trevor, cioè il diario di George Trevor, che è morto e la sua tomba era nel buco, nel fosso che abbiamo trovato dall'altra parte della mansion. La casa dove Lisa è sopravvissuta, perché Lisa è stata infettata ed è sopravvissuta, mentre Jessica non avevamo trovato niente. Nessun discorso, nessun diario. Molto triste. Quindi qua c'è Lisa, cioè c'è Jessica. O Jessica. Per gli amici Jessica. Molto molto triste. E questa è solo la run di Jill, perché su Resident Evil c'è anche la run di Chris che dobbiamo fare. Ti prego, fa che ci siano altri. Vabbè, nel caso ragazzi lo rifacciamo, non è che la prossima volta lo rifacciamo questo boss. Mentre si nascono a forma di aquila. Oh, lo so dove andare, so cosa mi serve. Abbiamo sia quella a forma di aquila che a quello di lupo. E qua c'è quello di lupo. Esatto. Dobbiamo semplicemente trovare. Non si riesce a spostare. La telecamera fissa delle volte la odio per la follia. E a volte ti dà proprio fastidio. Ti dà proprio fastidio. Ok, la Magnum adesso la posiamo. Le posiamo entrambe. Mi dispiace per Barry, ma Barry ha fatto una cosa dal mio punto di vista imperdonabile. Cioè ha cospirato per farci uccidere tutti a noi agenti della Stars. Poi fa quello che te pare, può essere pure che l'hai fatto per salvare tua figlia, non me ne frega un cazzo. Non devi scendere a questi patti. Lo so, è brutto da dire, ma Barry, qualunque motivazione ti abbia spinto, hai cercato di uccidermi, hai ucciso tutti gli altri agenti della Stars, hai cospirato con Wesker. Per me. Penso ti sia più difficoltà perché ti muovi con la levetta e non con la croce direzionale. Dici? No, con la croce direzionale è pure invertita. Allora, questa la possiamo. Qua devo mettere le due medaglie, tanto le possiamo prendere. Che tanto poi verranno rimosse. Oh Barry, mo voglio vedere che cosa fai, se sei sopravvissuto, ma io ne dubito fortemente. Aspetta, deve essere sopravvissuto per forza Barry, perché sennò come fai che è il protagonista di... Ciao Oscurity, come stai? Io ho sempre trovato più agevole la croce. In che senso? Ah, dici i tasti direzionali? No, no.
No, no, io invece al contrario. Pensavo tipo Padre Fortino. Boh, seduto. Wow. Sento proprio ti sento proprio carico di spirito oggi, Oscurity. Allora. Esatto. Pensavo che con Croce intendessi tipo qualche riferimento a Padre Fortino. Io quanto carico di spirito. Lascia perdere, guarda. Oggi il pensiero di dover tornare al lavoro mi fa veramente sentire l'ansia. Porca miseria, che è successo? Spero tutto bene. Allora, questa era quella dell'Aquila. E mo da quest'altra parte troviamo quella del lupo. Ma che succede? Allergia. Ah, ok, ok, che brutto. È un'allergia potente, però. Cazzo, è un Metal Gear? Che è successo? Ti prego, fai che ci sia un nastro di salvataggio. Se no, ragazzi, semplicemente ci salutiamo e poi rifacciamo questo pezzo. Diciamo che dal salvataggio in poi stiamo andando avanti a vedere. Se non troviamo un nastro di salvataggio, alla fine comunque potremo tranquillamente non salvare Fake. Il cartello si apre solo in caso di emergenza. Ok, quindi dobbiamo scatenare un'emergenza. Ah, però ho fatto una cosa come... Madonna. Ti capisco, quando a me pure capita l'allergia. Alla fine Fake, sai qual è la cosa più bella? Ieri, tutto il pezzo che ho fatto ieri, se io fossi andato leggermente più avanti, alla fine avrei aperto la cascata. Se avessi trovato il modo di aprire la cascata, avessi trovato un'altra cosa per salvare, quindi non c'era bisogno di morire ieri, però alla fine siamo morti comunque. E comunque Barry deve sopravvivere per forza, visto che è il protagonista di Revelation 2, se non sbaglio. Pure la fiaschetta. Aspetta. Allora, se c'è pure la fiaschetta, se abbiamo la fiaschetta, cioè se c'è il cherosene, ci abbiamo la fiaschetta. Così questi zombie li facciamo tornare da dove sono venuti. No. Se cerchiamo di non di ucciderli subito. Però il fatto che abbiamo salvato, raga, per me è tutto. Beh, vediamo un po' se riusciamo a fargli staccargli la testa. Ah! Brutto furbacchione. Ah! Vabbè, abbiamo sprecato tutte le cose che avevamo. Questo è ancora vivo? Poi non è necessario usare. Certo che è necessario. Ma questa cosa del fuoco era presente anche nel primo, perché io non me lo ricordo. No, non funziona solo fucile a pompa. L'abbiamo uccisi anche con il... Oddio, l'abbiamo fatto anche con la pistolina. Però devi... tutto stronzo. Poi se riusciamo a farlo col fucile a pompa.
Ok, questo almeno non torna. Non torna per mo. Aggiunta del... Ah, ok, ok. Se non sbaglio qua ci do... meglio che ci curiamo perché siamo attenzione. E cos'è? Il disco MO? Un altro disco MO? Quindi Barry non è morto. Barry non è morto perché comunque... E dicevo, è il protagonista di Revelation 2, se non sbaglio. Quindi... mettiamoci a posto il disco. Nel caso salveremo un'altra volta, visto che ce ne lasciamo uno. Esatto. Ok. Ecco, forse è il caso che faccio un pochino di backtracking. E mi prendo anche queste erbette. Quanti ne abbiamo di punti? Ci sta qua su, qua. È bloccata elettronicamente. Va bene. E ci sta qua sotto? Laboratorio. Dai, alla fine hanno aggiunto una meccanica interessante, rendendolo ancora molto più difficile il gioco. Salve! Oddio! Aspetta, mo facciamo una cosa, raga. Tu si risveglia. Quindi lo facciamo. Se risveglia questo, li facciamo mettere uno sopra l'altro. No, ti prego, dimmi che. Li bruciamo tutti e due. No, ne bruciamo solamente uno. Porca miseria, questi li dovevamo mettere uno sopra l'altro. Non voglio avere Crimson Head tra i piedi. Poi ovviamente gestiremo meglio le risorse nel caso dovessimo fare... Sì, un po' rompiballe, abbastanza. Oh, 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 oh. Oh, raga, sto posto è immenso. Sì, facciamo una cosa, raga. Guardiamo quello che ci sta qua intorno. Poi andiamo a fare l'ultimo salvataggio. O se no potremmo non salvare... e gestirci meglio gli oggetti la prossima volta, secondo me. Potremmo semplicemente... perché se no non voglio sprecare un altro coso di salvataggio. Facciamo così. Lo so che è brutto da fare, ma facciamo così, ragazzi. Mettiamoci un attimo in talking, così parliamo e riflettiamo di quello che è successo finora. Ho dovuto fare... Ciao Fake, grazie mille di essere stato qua e buon pranzo. Allora, ci mettiamo... Allora, riflettiamo su quello che è successo. Ho dovuto chiudere in fretta perché altrimenti sarei stato tentato di salvare e non volevo perdermi un'altra cosa. Ma la prossima volta ci gestiremo meglio gli oggetti, l'inventario e in modo tale da riuscire a risolvere per bene. La prossima volta, che però non sarà domani mattina, come dicevo, domani mattina
proseguiremo la nostra avventura invece su Jedi Survivor, perciò sempre dalle invece che dalle 11 domani dalle 10 e mezza fino a luna, così almeno recuperiamo anche questa live e non facciamo una giornata senza. Invece sabato e venerdì e sabato non ci sarò, e invece riprendiamo domenica mattina con sempre con Jedi Survivor, ragazzi. Mentre dal 5, come dicevo, ci sarà, io diciamo vado in ferie, anche se qualche giorno lavorerò, ma in ferie propriamente ci andrò dal 18, ma ho un sacco di giorni liberi, quindi ci organizziamo per fare tante bellissime live. Innanzitutto, ragazzi, ci torneremo su Outlast, poi come vi avevo annunciato ieri, sicuramente inizierà una run co-op su Elden Ring con Leo, quindi ci stiamo organizzando anche per quello. Mentre per quanto riguarda Padre Fortino, ragazzi, come avete visto, mancano solamente 6 abbonamenti per raggiungere la live di Outlast 2 con Padre Fortino. Ed è il caso che Padre Fortino inizi a cercare un bel costume per la live. Per chi non conoscesse il meme di Padre Fortino, questo volevo raccontarlo, soprattutto perché a Veronica questa non lo sapevo e volevo raccontarlo. Praticamente i nostri sub possono utilizzare il TTS, il text to speech, come hai visto, e in virtù proprio di questo fatto il nostro caro Fake disse che voleva provare a scrivere Pate Forbito. Beh, mi sta spaicando un pochino il microfono. Dicevo, voleva scrivere Patè Forbito. E invece il suo coso, il suo, come si chiama, il correttore, ecco, gli ha cambiato in Padre Fortino. E allora lì è nata il meme del canale di Padre Fortino, che è questo sacerdote che di giorno fa il pizzaiolo, e qui c'è anche una spiegazione per cui fa il pizzaiolo, perché abbiamo trovato una cosa, tipo un padre qualcosa che c'aveva una pizzeria, che con il suo banana hammer, che è il banhammer, però banana hammer, di notte va a sprecare la gente combattendo il crimine, e appunto con il suo banana hammer di notte. Quindi che cosa è successo? Prendi questo bellissimo meme di Padre Fortino e aggiungi il fatto che abbiamo un cantante tra i vari streamer. Perciò è nato questo. Di Fortino al mondo uno ce n'è, sempre pronto a sprecare, lui è un nemico al sicuro, non è finché forti non c'è. E lui c'è, la mattina sforna pizze perché sfama i bambini del quartiere, sempre molto audace, Padre Fortino c'è. Padre Fortino incorreggibile, Padre Fortino inafferrabile, Padre Fortino ineguagliabile sei. Carino, abbiamo anche i meme musicali qui. Padre Fortino uccide i demoni, Padre Fortino difende i deboli, Padre Fortino con il suo banana americulato tu sei Padre Fortino. Esattamente, tutto ciò è stupendo. E proprio per questo, ragazzi, quello che alla fine la somma di tutto, Padre Fortino diventerà un meme reale su questo canale, e l'obiettivo è quello di raggiungere i 20 abbonamenti per i 20 nuovi abbonamenti, per fare in modo che io convinca, perché non so, ovviamente non sono io Padre Fortino, ragazzi, cioè Padre Fortino è Padre Fortino, è un'entità separata tipo Alvik, per convincere Padre Fortino a venire qui in live, cioè quindi a dover chiudere il forno della sua pizzeria, a dover non smettere di combattere il crimine, per approdare su Outlast 2, visto che è molto più vicino a quello che sono le sue corde piuttosto che il primo Outlast. Perciò, ragazzi, ora conoscete anche voi la storia di Padre Fortino, e adesso chiederò anche a Asirus di fare la versione completa di Padre Fortino.
perché ovviamente ci sono tutte le versioni complete dei nostre canzoni meme, tipo Dovahkiin, ovvero lui non sa dove cazzo va, perciò si chiama Dovahkiin, che non lo sa. E la canzone su Lord di Leyndell, la canzone meme su Elden Ring. Perché mi sta spaicando il microfono? Mi sta spaicando in una maniera... sto parlando normale. Il limitatore funziona? Forse devo abbassare ancora di più così. Comunque dicevo, fondamentalmente, anche la canzone meme di Elden Ring è tutto sul nostro canale YouTube, nelle loro versioni complete. Troverete tutto su Linktree. Nel primo canale, il primo canale YouTube, ci sono sia le live cut, che a breve inizieranno a uscire i miei gameplay di Tears of Kingdom, di Zelda Tears of Kingdom. Sono arrivato a registrare fino al quinto episodio, quindi ho un bel po' da editare sul mio caro Da Vinci. Mentre ci sono anche le canzoni meme che usciranno con le versioni complete appunto sul canale YouTube. Perciò, ragazzi, mi raccomando, non dimenticate di lasciarci un bel follow anche sul canale YouTube, per aiutarci anche lì, eventualmente darci anche le vostre idee, perché alla fine, raga, cioè, Padre Fortino è nato per merito vostro, Alvik è nato per una mia idea, ma tante cose sono nate per merito vostro, quindi io vi ringrazio per tutto, per tutto l'amore che ci state dando, per tutte il supporto che ci state dando, per il fatto che siete sempre qui le mattine insieme a noi. E grazie mille a Etcat, a tutti gli streamer che passano a questo canale, perché siete meravigliosi. Io voglio dare un abbraccio e un cuore enorme a Manu Monte, Etcat, Veronica, Man GB, che ci ha fatto il ride oggi. Ieri sera c'è stato crossplay, c'è stato un botto, ragazzi, un botto di persone che... Voi non potete capire quanto tutto questo ci stia aiutando, e soprattutto ci rende felici, perché qua su Twitch, raga, abbiamo conosciuto delle persone meravigliose. Cioè, io sfido a dire, dopo tutte le persone belle che sto conoscendo in Twitch, che Twitch Italia fa schifo, perché non è così. Twitch Italia è meraviglioso, ragazzi, e siete voi a rendere meraviglioso. Perciò, ragazzi, prepariamoci al ride quotidiano. Veronica, poi per me è sempre un piacere averti qui, lo sai. Io sono un grande fan della tua arte, sono veramente un grandissimo fan. Infatti, quando io ho visto quella cosa su Instagram, e mi raccomando, seguite tutti i ragazzi che ho citato, Crossplay, Manu, Etcat, NGB, tutti i ragazzi che streamer, non solo sul loro canale Twitch, ma anche su tutti i loro canali YouTube, che abbiano YouTube, Instagram, andateli a cercare, se no Padre Fortino vi viene a spregare di notte. E dicevo, io sono un grandissimo fan della tua arte, mi piacciono tantissimo le mappe, sono pazzo delle mappe. Infatti penso che ti commissionerò una mappa, ma quella poi ti scrivo in privato, perché lo volevo appendere qua dietro nel mio studio. Perciò andiamo a vediamo un po' chi possiamo andare a salutare. Ci sono i ragazzi di Arcadia Caffè con Elden Ring, andiamo a trovarli, perché devo ancora pensare a che cosa, ma anche se un'idea ce l'ho. Io adoro le mappe fantasy, quindi c'è vero. Sei arrivata tu nella mia vita, ho conosciuto te, sono felicissimo. Ciao ragazzi, rimanete per il raidino, andiamo a trovare i nostri amici di Arcadia Caffè. Io vi ringrazio per tutto, ci vediamo domani alle 10:30 su Jedi Survivor. Ragazzi, vi auguro una splendida giornata e ci vediamo domani.